Allora, rintronati, come è venuto il film? Rintronati, senti questo, arriva, arriva da su. Hey! Male, perché bene, se no, dice una bene, bene. Subito bene, se può fare. Diciamo, le venuto male, almeno diceva, ah, può vedere, se è vero che le venuto male. Poi diceva, ah, invece le venuto. Ma se le venuto male, gente, ma mia, vedete. Venuto bene, bellino. Venuto così, così, ecco. Allora, a noi ci calma, però non è venuto bene. Oh, tanto là un tiri figlia. Tu non vedi come tu sei ridotto, poverino! Come avete iniziato a fare gli attori? Noi si nasce come cabarettisti, diciamo, e noi siamo più... Si è sempre fatto davanti al pubblico, il pubblico a un metro, più vicino ci sei il pubblico e più si rende. Infatti il prossimo spettacolo si fa con la gente in viso. Di conseguenza, quando non c'è dei problemi di per sé, non importa che fa... Cioè, noi non è che si recita, dai, perché recitazione noi è un'altra cosa. Diciamo sì, che noi cerchiamo di adattare cosa si fa e cosa si scrive in base a come siamo veramente nella vita. A me mi ha fatto paura. Ciao, eccoli! I nuovi! Lucia! Sì, lei! Corso. Piacere, Lucia, ciao! Simone! Lucia! Daniele! Sempre Lucia! Allora, dicevo, rintronati, come vi è venuta l'idea di fare questo film? L'idea di fare questo film è venuta, siccome noi 3 anni fa si fece un cortometraggio che è venuto veramente bellino, se andate su YouTube e scrivete Grulli si nasce, manca la quarta parte, cioè la parte perché va rimessa, poi non dire no la parte, no, almeno uno rimane, vabbè, il suspense, esatto. La prima cosa, manca l'ultima. Siccome ce l'ha venuta abbastanza bene, allora si è detto, perché non si prova a fare un lungometraggio? Si è buttato giù un soggetto, ci è piaciuto l'idea, copione, e siamo partiti e si è fatto tutto da noi. Vorrei spiegaste agli utenti di Tok Tok come si autoproduce un film. Tok Tok. Vorrei ringraziare gli utenti di Tok Tok che ci stanno guardando in questo momento. Noi siamo aperto a Tok Tok nella nostra camerina. Conosceci. L'importante è ora. E fin qui. E qualcuno. La domanda qual era? No, come si fa a. Come si autoproduce un film? Come si fa? Allora, quando c'è una lira e si arrangia. L'importante è avere un'idea buona, la voglia, attenza, la passione. E il minimo dei mezzi. E minimo. Già con una reflex di medio alta fattura si può fare una cosa discreta, ecco. Deve tanta passione, io lo so, esatto. Perché svegliarsi presto la mattina e quando non si lavora, perché io si è girato nei momenti in cui non si lavorava, quindi sabato la mattina invece dormire, ci alzavamo, andavamo a girare, grazie anche all'aiuto di Alcamino che ha dato mano, certo. Perché non avendo una ed è una serie di eventi, nel senso... prossimo? Sì. Nel film ci sono degli attori invece bravi, non come noi, ma degli attori bravi, come Emanuele Mascherini, come Alessandro Calonaci, come Ivan Periccioli, come Immea, come... chi c'è? Che sono... Sorella, sorella, fa schifo, sa recitare, punto. Mi babbo, bravo, le mamma, un punto. Chi ha composto le musiche del film? Ecco. Un grande veramente. Le musiche del film sono state composte da Lorenzo Piscopo, che ha il suo studio a Compiobbi, e che non è un modo di dire, vista qualsiasi a Compiobbi, invece in realtà a Compiobbi. E lo stesso che ha arrangiato, pensate, la canzone di Leonardo Peraccioni, La risata di mia figlia, che è nell'ultimo film su Un fantastico mai, dove tra l'altro ci siamo anche noi in una scena dove si balla una festa e si dice, che si dice nella scena? Nulla. Non ci fa di nulla, però si balla. Però siamo lì. E ecco, la musica è veramente curata da un professionista, a differenza, esatto, di noi, sì, siamo 3 bischeri. Abbiamo avuto veramente... la fortuna di avere un professionista che faccia le musiche e la mano sonora, esatto, anche. E lì si alza il film e si alza un po' di più. Quando poi stiamo noi si riabbassa. Però questo lì però è basso, si trova, diciamo, un po' di buona, esatto, diciamo, perfetto, si riequilibra un po'. Esatto. Tutto come prima. 28 gennaio.